È stata un'occasione di approfondimento e di festa quella che si è svolta nella Sala Santa Margherita per i 50 anni dello scautismo a Cortona. Un momento che si è inserito anche a distanza ravvicinata da un'altra importante ricorrenza, quella dei 100 anni dello scautismo cattolico, festeggiata nel 2016. I relatori intervenuti al convegno hanno discusso di attualità e globalità del metodo scout, spiegando l'identità e i valori diffusi dallo scautismo nel mondo che restano tutt'oggi fondamentali. È una ricorrenza che è importante anche perché si accompagna un'altra ricorrenza, che è quella dello scautismo cattolico. L'abbiamo celebrata poco tempo fa ad Assisi con un convegno molto importante, nel quale sono emerse le caratteristiche dell'identità dello scautismo cattolico in Italia. Lo scautismo cattolico ha compiuto 100 anni l'anno scorso e nel tempo si è sempre presentato all'interno della Chiesa come una presenza fondamentale. Oggi lo è ancora di più perché porta la sua esperienza di diarchia, cioè l'essere uomini e donne insieme all'interno della Chiesa, e l'essere laici. Quello che mi piace sottolineare del metodo scout, che apprezzo ogni giorno di più proprio svolgendo la mia professione di dirigente scolastico, è la sua attualità, perché l'autonomia, la responsabilità, l'imprenditorialità, l'imparare ad imparare, questo fa parte del metodo scout da sempre, e queste sono 4 delle 8 competenze chiave di cittadinanza che nella scuola italiana cerchiamo di far acquisire ai nostri alunni e alle nostre alunne.